Comunque siate benvenuti in questo nuovo video. Mentre mi mangiavo una Tic Tac Gum, non è uno spot pubblicitario, visto che sono in campeggio, io e i miei amichetti abbiamo deciso di fare una challenge con dei palloncini pieni di cose magiche. E quindi guardate com'è andata. Wow. Ho già fatto la intro, grazie. Allora, chi è il primo? Allora, Flavio, volevo dire una cosa, questo qui l'avevamo fatto, una era bellissima, il problema è che gli si è staccato il corno, chissà chi è stato. Quindi adesso è un... Uno squishy da tagliare. No, allora... è un uni, perché è unicorno senza... Sì, comunque ragazzi, allora, più che un taglia squishy, diciamo che abbiamo fatto dei palloncini, ma non ci ricordiamo assolutamente cosa c'è dentro perché li abbiamo fatti un sacco di tempo fa. Infatti, come vedete, è tutto il palloncino. Il bello è che io non ne sapevo nulla, hanno fatto tutto in segreto, quindi fate tutti schifo. Noi femmine. Ecco, infatti, allora, ragazzi, vedete, sono sempre le donne. Vai Flavio. Via. Bene, allora, ora che sono stati mischiati, prenderà... Il primo che chi prendi? Sì, Giulia, quello rosa. Posso aprire? Sì. Sì, però magari con le sporbici. Allora, possiamo provare a fare una cosa. Dobbiamo indovinare che cosa c'è dentro, sì, con gli occhi chiusi. Allora, dobbiamo indovinare che cosa c'è dentro. Tanto questo non si vede. Queste formiche. Allora. Ma perché l'ho spezzata in due, mischina, però. Perché siete così razzisti? Allora. Io non sono razzista. Mentre c'è il coso dell'unicorno, ormai il coso. Allora, io penso che qui ci sia... Ma noi non possiamo sapere. Noi che ne possiamo sapere? Ah, perché tagliamo. Un attimo. Pensi che ci sia... Acqua e farina. Ok, dai, prova a tagliare. Allora, attento a non fare esplodere abbastanza d'oro. Dai, taglia. Più basso, Flavio. Sì, lo taglio qua. Quanti problemi, tagliate. Sì, certo. Taglia, fa. Non c'è la palloncina? Aspetta che te la taglio qua, vai. Ecco, esatto. Aspetta. E dai. Vai. Perché qua? Un piccolo problema tecnico. Facciamo così. Sì, un piccolo problema tecnico. No, veramente l'ha già bucata. Due minuti per un palloncino. Siamo io. Scegli un altro palloncino. Uno devi indicare e prendere. Con un dito, indica. Ha dovuto scegliere un altro palloncino. Questo. Questo è quello bianco. Questo. Indovina che c'è? Allora, non ne ho idea. Comunque, prova a indovinare. È zucchero? Zucchero, okay, vediamo se c'è zucchero. Anche se si dice zucchero, ignoranti. Zucchero, stessa cosa. Questa forbice fa schifo. E vabbè. Ma per cosa gli hai la punta? Facciamo così, guarda, devi fare così. Guarda. Faccio io. Sì, ma è diventato un tutorial su come tagliare i palloncini, non lo so. Ecco, dai, già un pezzetto. Che cos'è? Ah, sì. Flavio, entra oggi, eh? Mi sa che non è indovinato. Che cos'è? Farina! Ah, è farina! Mi dispiace, Flaviuccio. Fagli aprire a lui. Ok. Ah, ok. Ah. Il problema è che non abbiamo cucchiaini per mescolare. Ce lo facciamo dal bar. Posso farlo? Ok, fuori uno. Allora, fuori uno. Dai. Vai. Ora tocca a Sofia. Tocca il mostro. Sì, il tavolo, dai, forza, togli il tavolo. Acqua verde, sicuro, ne sono sicura. Vabbè, si vede, grazie. A questo punto lo devi fare a occhi chiusi, vabbè. Acqua. Ok, bene, adesso. Sembra vomito, ragazzi! Tutti gli occhiali! Veramente ti sei sporcata gli occhiali! Okay. Perché ovviamente una persona normale mischia tutto ciò che succede. Oddio, ragazzi, sembra vomito! Che schifo, mi metterlo sopra il coso che sembra veramente vomito. Tutorial, come fare vomito in casa. Io direi che... Allora, questo ci mettiamo un altro ingrediente e poi se non è slime lo buttiamo e ricominciamo. Un altro ingrediente? No. Mettiamo tutto, proprio mischiamo tutto. Così allora, vediamo che... Mizzicata, questo se lo servono in un bar vanno direttamente. Dai, va bene, dopo mischiamo. Sì, in uno... Guarda Irene. Vabbè, tu hai detto questo. Ho visto io, Irene. No. Vabbè, sì, dai, taglio questo per ricordo di averlo fatto io. No, comunque, ok, ora...
Mi pare che ci sia tipo maizena, qualcosa. Maizena? Io manco so che cos'è. Guardate, che cos'è? Formaggio. Sì, formaggio, e che è caduta la sciugana da qualche parte. Guarda, Sofia, questo è slime. Andiamo in fila, in fila. Ma non è che ma non può essere schiuma da barba indurita. No, penso sia di... dai, e buttatelo. Ok, l'abbiamo buttato. Aspetta. Ce n'è ancora, ce n'è ancora. Ragazzi. Ci ho ripensato un attimo. Non spostare, ti prego. Facciamo una cosa, ragazzi. Non un dito, Giulia. Devi indicare, basta. Vai, vai. Guarda, crunchy. Perline. Tieni. Sicuramente, posso aprire? Sì, allora, Sofia, non c'è bisogno che fai tipo il sorbetto. Allora, la gelato al pistacchio. Le perline non è... Vai. Giulia, non fare esplodere il mondo. Mettilo sulla ciotola. Le perline no. Vai, butta tutto. Le perline. Che bello. Ma non sono le perline, sono i pisla. Le perline. Ci sono. Oh, sembra un gelato. Sì, sembra gelato con gli smart. Giulia, no, con le forbici. Aspetta, che c'è un pezzo di palloncino. Vabbè, mettiglielo, quello è l'ingrediente segreto. Aspetta. Tocca a te, Dario, dammi a me. Ma c'è un ingrediente che a me. Ora tocca a Dario. Sì, non zoomare su. Vai, con un dito. Non guarda, aspetta. Ah, Dario. Allora. Vai. In che senso? Questo, hai toccato questo, avevi toccato. Questo. Cosa c'è? Secondo me è dell'acqua. Ok, vediamo. Non fare esplodere il mondo. Ci proverò. Irene, non sono un bambino piccolo tipo Flavio. Ok, a quanto pare lo sono. Chi è che qualcuno me lo tira? Grazie. Attenti. Quanti profumi. Mettilo più avanti. Perché non si taglia? Queste farbici... Io l'ho capito cos'è. A me non sembra acqua, raga. Queste forbici sono tarocche. Ok. Quante sono tarocche queste forbici? Dai, fai così. Taglia da qua, dalla punta! No! Con la vinili che hai sbagliato! Eccola! Tu e Flavio avete sbagliato! Ah! I maschi! Sai com'è? Non voglio toccare la colla vinili! Irene, taglia da qua! Perché hanno fatto sta cosa? Bene, la svuoti Irene perché io non mi voglio lavare le... cioè, sporcare le mani visto che devo registrare. Oh. Ok, olle! Mamma mia che buon... No, bene. Io faccio io! Allora, questi sono gli ingredienti. Praticamente... sembra patata cruda. Gelato al pistacchio più Smarties più panna equivale a una tortilla di vomito. Tortilla di vomito. Tocca a te, Dario e Flavio. Dai. Ok, ora tocca. Mischia. Vai, con un dito. Ok. Credo proprio a qua cannuccia, Iri. A qua cannuccia, Flavio. Ora vai esplodere tutto. È il momento. Il momento più importante della nostra vita. Avanti, dammi la ciotola, avanti. Avanti. Allora, questo qua devi mettere così e tagliare di qua. Ci si deve preparare. Dai, si deve fare da solo, cavolo. Ci si deve preparare. Nella ciotola più bassa? Più basso! Ci si deve preparare per questo evento. Per questo. Le cannucce, taglia di più. Devono uscire. Taglia. Flavio, parocco, scusa. A parte che è caduta metà metà palloncino sulla sedia, cioè ciò che ne rimane. Ma che cosa sono? Aspetta, posso tagliare io qua. Secondo me la forbice è così tarocca perché l'avete sporcata. L'avete sporcata e quindi è colpa vostra. Giulia, io sinceramente mi allontano. Mi allontano. Dobbiamo aprire la porta. Ciao, Iring! L'aperto! Palloncini e acqua! Questo qui è che lo ripulisce! Aspetta che tutta la cannuccia... A chi tocca ora? Aspetta, a me, però la cannuccia... Io sono il mescolante! Il mescolante, grammatica 10! Mi sa che non verrà nessuno slime! C'è troppa acqua! Allora, nel frattempo ho appena notato che su questo palloncino c'è una faccia. Sta tranquillo, non ti succederà niente di male! L'ho fatto io! Non ti succederà niente di male. Cannucce magenta. Perché magenta? Perché allora, non allora un po' con le... cannucce. Fino alle perline si capiva almeno che era tipo un impasto di ci torta. Ci sono cannucce qui dentro che non è riesco. Vabbè, dai, vanno bene. Vabbè, butto bene. Prendi tutto.
lo metti qua. Ma manca quello con lo zucchero. Aspetta, poi ah, più che a me. Poi tagli, aspetta, dai. Quello con lo zucchero. Vai. Ok, ora tocca a Sofia. Ci mancherebbe tipo del latte. Ok, hai toccato questo. Ok, questo. Acqua, di nuovo acqua. Io però sempre acqua, cavolo. E vabbè, si vede che si innoiosa. Io mi allontano. Io pure. Sfida non allontanarsi. Irene è coraggiosa. Scusate, ma io devo editare. Ho sempre comunque il telefono. No! Ci vai tu a prendere i fazzoletti. No, che c'entro io. Ok, ora ci sono i mirtilli. Adesso ci sono pure i mirtilli. Vai, Irene. Via. Preso questo. Sì. No, ma io quello con lo slime che si... Non lo metto qua perché è brutto. No. Va bene, dai. Io mi allontano. Dai, ma... Io vado a prendere i fazzoletti. Oh. Perché? Perché questo lo togliamo. Mescola. No, dai, come dai. Tanto non verrà mai slime. Questa è la cosa più bella che io abbia mai visto. Dopo dobbiamo pulire il tavolo che vi ha fatto. Cioè, prima era verde, poi è diventata viola e adesso sei a Giulia. Adesso è tipo grigia. No, non me lo rubate, vi prego. No. Giulia. L'ultima sarà Dario. Questo, hai toccato questo, Giulia? Che c'entra? No, l'abbiamo detto così, prima pure io l'ho toccato dopo l'unicorno. Ok, bene, ora aspetta, dai. Cosa c'è? Acqua. Vai, mettiti adesso. Acqua e sapone. Lui dice acqua e sapone, purtroppo ci sono... Acqua e sapone, solo acqua e sapone. Allora. Per sbaglio ci sono stati problemi, quindi una piccola parte non c'è, non c'è. Quindi vabbè, perché non... noi lo stiamo facendo in diretta. Dai, vabbè, non importa, chi se ne frega. Oh, che figata! Sembra Flavio. Mi schiava a me, ti prego, dai, Flavio, già tu l'hai fatto. Tu mi puoi fare tutto, dai. Ora si mischia. Non l'ho vista, Flavio. Ora io. Ecco, dai, mischiato. E questo? Bene, ragazzi, questo è il nostro gelato, volete? Questo, allora, è di... Aspetta. È disponibile in tutte le gelaterie di nome Spipippolov. Questo gelato si chiama Irene al salmone. Insieme ai girasoli. E ora registrare la spazzatura, dai. Aspetta, ferma. Insieme. Ok. Ora. I'll give it like a wrecking ball. Non abbiamo la vera musica. Mamma mia, che schifo. Ma chi se la mangia la pasta ora? Mizza, io mi immagino. Purtroppo si sono persi alcuni pezzi di video, però non importa perché non erano poi così tanto epici come gli altri. Sì. Già. Io mi immagino però, tipo, le persone di codesto campeggio che vanno a svuotare la spazzatura e si ritrovano questa roba. Allora, schifosa. Non attaccare. Irene ha detto che dobbiamo rimanere qua. Che ne dici invece di andare di là? Oh, sì. Ok, ora faremo uno scherzo. Ciao, alla prossima.